Ha fatto un'intera campagna elettorale non avendo rispetto nemmeno per la sua candidata in Emilia Romagna. Per noi stare insieme è festa, stare comunque all'occhio, nessuno indietro, è presa l'esempio, ma noi non vogliamo essere l'esempio, noi vogliamo essere l'altro. Palermo è la città dell'accoglienza, Palermo è la città dove nessuno è straniero, quindi la visita di uno come Salvini è sicuramente una provocazione. No, Salvini è in continua campagna elettorale e la sua propaganda è basata su cose che non fanno più rumore, perché la gente ormai ha capito che è solo fumo. Io non ci penso, perché non pensavo che lui avrà il coraggio di venire qua un giorno solo per chiedere i voti. Se io considero qualcuno come Scarafaggio, non torno indietro a chiedere i voti come un cittadino. Ecco perché siamo qui, contro di lui, perché per lui i siciliani non sono italiani. Punto primo. Tuttavia, quello che abbiamo da dire è di non ci telefonare più a nessuno, perché non siamo niente di criminale. Non siamo criminali e non siamo spacciatori. È che chi mi guarda ci mette alla prova, e ogni straniero troverai che praticamente sono più adatti di molti italiani, soprattutto ai seguaci di Salvini. Vi saluto. In modo diverso rispetto a quello che è. I colori sono importanti. La difficoltà per molte persone straniere che vivono a Palermo, di vagante, di paura, di diffidenza, che ha un impatto nella vita quotidiana di tutte le persone. Questo è inaccettabile. Perché ci sembra una provocazione fatta in una città dove già Salvini è arrivato più volte e più volte è stato ricacciato via. Tra l'altro ricordiamoci che non ha nessun impegno istituzionale, quindi è il capo di un partito che viene bloccando una città, mobilitando, non si sa neanche ancora il numero esatto delle forze dell'ordine che sono impegnate in questa operazione, in una città dove le forze dell'ordine dovrebbero essere utilizzate per sconfiggere i sistemi mafiosi criminali, ad esempio. Manipolare in alcuni